Che cosa porta Adriana Galgano a voler rappresentare i cittadini di Perugia e perché oggi l'incontro con Valentina Vezzali, pluricampionessa olimpica, nonché parlamentare di Scelta Civica per l'Italia? Noi siamo qua perché riteniamo che lo sport sia una priorità, pensiamo che sia un importante fattore di sviluppo della personalità nel bambino e di mantenimento della salute e del benessere psicofisico nell'adulto. Abbiamo voluto Valentina perché è un simbolo dello sport italiano che eccelle nel mondo, è una donna determinata e coraggiosa e molto impegnata in politica per sostenere le ragioni dello sport. E lo stesso faremo noi in comune e questo è uno dei nostri impegni che prendiamo come nel nostro essere candidati sindaco nella città di Perugia. Valentina Vezzali, atleta conosciuta in tutto il mondo e parlamentare per Scelta Civica da oltre un anno. Quali sono le vittorie che vuole portare in Parlamento in questa legislatura, così come quelle vittorie che tanto ci hanno fatto sognare in Italia e nel mondo quando ha vinto? Anzitutto per me essere oggi qui a Perugia e poter sostenere l'onorevole Adriana Calgano che si candida a sindaco per Perugia con Scelta Civica è un grandissimo piacere, e anche perché io adoro poter parlare di sport in mezzo ai giovani e lo sport mi ha dato tantissimo, mi è stato insegnato che bisogna essere un esempio positivo per tutti i ragazzi e non ragazzi che ci guardano, noi atleti, quando siamo in giro per il mondo, e quindi è importante proporsi in maniera positiva. E in Parlamento sono da oltre un anno, mi sto accorgendo che è difficilissimo portare tematiche sportive all'attenzione dell'agenda parlamentare, anche perché mi sto accorgendo che lo sport non è fra le priorità delle istituzioni, e quindi essere qui oggi e sentire la mia collega Adriana Calgano, candidata a sindaco, capire e concepire l'importanza dello sport nella formazione delle giovani generazioni, ma anche per i meno giovani, musica per le mie orecchie, anche perché ricordiamo che lo sport produce ricchezza, produce il 2% del prodotto interno lordo, e dal mio punto di vista potrebbe essere una delle frecce al nostro arco per cercare di risollevare la nostra Italia e farla ripartire in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Lo sport assolve una funzione sociale enorme, una funzione sanitaria incredibile, e quindi io sto portando in Parlamento avanti battaglie legate allo sport. In primis, cercare di introdurre l'insegnante di scienze motorie nella scuola primaria. Credo che sia una grave mancanza e quindi mi batterò per questo. Oltre a tantissime altre iniziative sempre legate allo sport, è difficile quando si sente parlare da colleghi, da altri colleghi di partiti, di libro dei sogni o di raggiungere la luna quando si tratta di concretizzare qualcosa per lo sport, però è bellissimo aprire il libro dei sogni, è bellissimo guardare la luna e sapere che c'è e pensare di poterla raggiungere e prendere. Questa è la mia filosofia di vita, che bisogna sempre cercare di concretizzare, e qua, quando si tratta di assolvere una funzione sociale, bisogna metterci l'impegno perché ne va del futuro dei nostri figli.